Più di 400 persone hanno affollato ieri sera il cinema Loreto per la proiezione della Grande Pica, docufilm corale realizzato da Federica Petruccioli e finanziato da SPI-CGIL Pesaro Urbino e Ministero della Cultura. Ricordi, commozione e applausi in sala per i tanti ex dipendenti, ex dirigenti, sindacalisti o semplici cittadini che hanno intrecciato le loro esistenze con gli oltre 80 anni della fabbrica di mattoni, legatasi in maniera inestricabile alla comunità provinciale e alla sua crescita. Questa idea è nata da un'idea di Claudio Marchionni e dalla CGIL di Pesaro Urbino. E Claudio appunto è una giornalista che è anche figlia di un operaio della Pica. Quando Claudio mi ha raccontato la storia della Fornace Pica mi sono appassionata, mi sono resa conto immediatamente che era la storia di una comunità importante e una piccola Olivetti che nessuno conosceva in Italia. E da romana sono venuta a Pesaro e ho incontrato un po' di ex operai e più parlavo con la gente più mi rendevo conto che assolutamente questa storia andava raccontata. Questo è un cuore, il cuore di un progetto che c'è già da anni nella nostra CGIL, che la nostra CGIL sta portando avanti, che si chiama Progetto Memoria e che ha lo scopo di recuperare alla memoria collettiva la memoria del lavoro. La memoria del lavoro che è in questo caso unico sia nella nostra provincia che in Italia è l'esempio non solo della ricostruzione storica dei due fondatori importanti, Pierangeli e Cangiotti, ma soprattutto di generazioni di lavoratori che in questo luogo hanno costruito e si sono emancipati sia come singoli, sia come collettività, sia come anche territorio, perché quell'azienda ha avuto un ruolo importantissimo anche nello sviluppo di questo territorio. Ed è stato proprio una esperienza di vita che questo documentario ha, secondo me, colto bene nel suo contenuto. La Pica è stata fondata da mio padre, Claudio Cangiotti, e da Wolframo Pierangeli, fin dagli anni, l'hanno acquistata negli anni nel 36, mi sembra, e poi non hanno fatto in tempo a ristrutturarla, che è arrivata la guerra. Durante la guerra la Pica era proprio sulla linea gotica, i tedeschi in ritirata l'hanno rasa al suolo con le mine. Dopo la liberazione papà e Pierangeli sono ritrovati con un cumulo di macerie, però non c'erano soldi, non c'era un combustibile, non c'era un litro di nafta, un chilo di carbone, non c'era niente. Però grazie all'aiuto di 10-15 operai fedelissimi, con una fedeltà all'azienda incredibile, pian piano sono riusciti a rifare un po' di mattoni con un forno di fortuna, e questi mattoni invece di vendere li hanno messi da parte per ricostruire un primo forno, e da lì è nata la ricostruzione della Pica. Pian piano si è sempre sviluppata e diciamo che la Pica ha segnato, ha scandito e accompagnato il progresso di tutta la popolazione della vallata del Foglia dopoguerra. È un processo sofferto, però anche entusiasmante, molto bello di sviluppo. Questa gente ha cominciato a farsi la casa, a avere un lavoro sicuro nella Pica. E poi la Pica è stata sempre un esempio, è stata un po' la piccola Olivetti delle Marche, nel senso che noi, le nostre famiglie, Pierangeli e Cangiotti, hanno sempre trattato gli operai e gli operai hanno sempre trattato noi come una famiglia.